Si terrà a Napoli, in Piazza Dante, sabato 28 giugno dalle 20, la prima edizione della manifestazione musicale Azzurro Festival, occasione di riscatto per i giovani di talento che vivono nei quartieri periferici della città e che si sfideranno in una gara canora e di danza, ma l'evento contribuirà anche al sostegno della campagna internazionale dell'UNICEF 100% vacciniamoli tutti, che ha l'obiettivo di sconfiggere la polio ed estendere entro il 2018 le vaccinazioni a tutti i bambini dei paesi maggiormente colpiti dalle morti infantili. L'iniziativa, presentata nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, vedrà Biagio Izzo ambasciatore della serata e coinvolgerà cantanti, attori e musicisti già noti nel mondo dello spettacolo. Un evento questo che ritengo molto importante perché dà la possibilità a giovani, a ragazzi napoletani, spesso provenienti da realtà abbastanza difficili e disagevoli, di poter trovare la realizzazione delle proprie aspirazioni, dei propri obiettivi, dei propri sogni e soprattutto quindi uno strumento in tal senso, il talent lo diventa perché dà fiducia e incoraggia questi ragazzi non soltanto a mettersi alla prova e a continuare a perseguire in quelli che sono i loro obiettivi, ma soprattutto li incoraggia a perseguire dei percorsi formativi, dei percorsi scolastici che certamente possono dare la possibilità di realizzare ancora più velocemente quelle che sono le loro ambizioni.